i progetti futuri del Museo Archeologico a cui voi state collaborando. Con permesso del direttore, ovviamente, perché si è in casa sua. Beh, io devo dire una brevissima cosa. Noi ci siamo incontrati con il direttore Giulieri in maniera assolutamente scientificamente. Seguiamo due società differenti, gli Etruschi da un lato, i Greci e i Romani dall'altro, e quindi non ci siamo neanche mai incontrati da un punto di vista scientifico. Ci siamo incontrati perché io banalmente chiesi e ottenni da lui la possibilità di presentare il libro Pictores sulle pitture antiche, è stato presentato anche qui l'anno scorso al museo, e ci fu una cosa che mi ha meravigliato, che al momento della presentazione del libro, i libri non si presentano mai, perché i libri si leggono, non si presentano, però per questioni anche di comunicazione vanno presentati così gli sponsor sono contenti. Al momento della presentazione del libro, il direttore mi disse: io l'ho letto, che non è una cosa banale, eh? Cioè, è una cosa importante. In treno, ma l'ho letto. E questo vuol dire, cioè, questo è stato il momento in cui credo sia scattata, come dire, la scintilla di comunicazione tra di noi, che poi è sfociata in una serie di collaborazioni che si. Si ritorna al discorso che si faceva prima di Nemesi, del ritorno, che si ricollega a Pictores, perché una delle cose su cui stiamo lavorando è una grande mostra sulla figura dei pittori, però non solamente su un'esposizione, come dire, paritetica, in maniera anche sequenziale, se volete, degli affreschi splendidi che vengono come al solito dai depositi del museo, anche questo è un elemento su cui ci siamo trovati sempre d'accordo, cioè riportare fuori dai depositi quanto di splendido c'è all'interno del museo, ma soprattutto utilizzare questi elementi, questi oggetti, per capire dove si muovevano questi personaggi, che cos'è che li influenzava, che cos'è che li colpiva, come la riflessione che faceva il professore Franco qui sul rapporto Leonardo contesto, Leonardo pittura, Leonardo tecnica. Tutto quello che c'è attorno al mondo del pittore. E questa è una mostra che il direttore mi concede, avrà una tappa in Italia, ovviamente, tra Germania e Bologna, e poi sarà per un anno negli Stati Uniti. E quindi Pompei, la memoria, la città, il rapporto indissolubile che ci deve essere, senza dubbio, qui faccio il super partes, nel senso. È assurdo che Pompei non dialoghi con Napoli oltre che con Pompei, perché altrimenti diventiamo solamente con noi stessi. Quindi il museo archeologico è legato alla storia di Pompei e Pompei è legato alla storia del museo archeologico. Il comune vi ricordava l'assessore del Importante quello che state dicendo, per professore cui Grado. è fondamentale che vi rendiate conto anche come comunità che esistete in una memoria che è più di voi. E questa memoria vi lega a un contesto più ampio. Questo contesto vi porta a essere internazionali, perché, e chiudo, non con una barzelletta, ma è vero, era a Pechino in una conferenza che si era tenuta sul cultural heritage, quindi sulla problematica del patrimonio, e a tavola c'era il napoletano, io, il cinese, il giapponese, il tedesco e il francese, e non si sapeva di cosa parlare, perché a Pechino di che parli? Abbiamo parlato di Pompei, Grazie. perché Pompei era una cosa che univa tutti. Bellissimo, bellissimo pensiero, da farne tesoro quello del professore Grimaldi. Professore Cipriani.